Che cosa significa fare il pellegrinaggio nei campi di concentramento e di sterminio nazisti? Significa fare un'esperienza che è destinata a cambiare il modo in cui ti approcci alla realtà, alla storia e alle persone che hai intorno. Significa camminare nei luoghi in cui camminavano i prigionieri dei campi e guardare lo stesso cielo che guardavano loro. Significa immedesimarsi nella sofferenza, quella fisica, quella mentale, che nasce dalla negazione della dignità di esseri umani. Fare questo pellegrinaggio laico significa fare un grande esercizio di empatia ed è ovviamente anche un momento di condivisione con tutte le persone che hai intorno, che siano i ragazzi, che siano gli insegnanti o i volontari dell'ANED. Trovare in questo percorso un luogo che sia più significativo di altri è impossibile. Io mi soffermo brevemente a parlare del castello di Hartheim, che si trova non lontano dalla città di Linz, in Austria. Il castello fu costruito nel XVII secolo e nel 1938 fu confiscato dal governo nazista per essere trasformato in uno dei sei campi di sterminio del programma T4, il cosiddetto programma di eutanasia con cui i nazisti volevano sterminare tutte le persone con disabilità fisiche o mentali. Queste persone venivano prelevate dalle loro famiglie con l'inganno, venivano condotte al castello e in poco meno di un'ora venivano uccise nella camera a gas realizzata in una delle stanze. Contemporaneamente venivano prodotti dei certificati di morte fasulli da consegnare alle famiglie. Si stima che nel castello di Hartheim furono uccise più di 30.000 persone. Se c'è qualcosa che possiamo imparare da questa pagina nera del castello di Hartheim e della storia recente, è utile fare una riflessione sulla fragilità, la nostra e quella degli altri, sulla necessità ancora attuale di creare una società inclusiva, equa, in cui non ci sono imperfezioni da abbattere o correggere, ma soltanto umanità da accogliere, comprendere e supportare.